Sarà uno spazio aperto questa piccola baita appena inaugurata a Roma sulla via Aurelia. È un luogo di silenzio e di ascolto nel giardino della casa di Kim, dedicato alla preghiera di genitori in pena per i loro bimbi malati. Dal 1997 l'associazione ha aperto le sue porte a più di 800 persone, tra piccoli e mamme, provenienti da 60 paesi di tutto il mondo. Numerose altrettanto sono state e sono le fedi rappresentate. Sono bambini che vengono da tutti i paesi dove non c'è la possibilità di essere curati, quindi parliamo dei paesi dell'Est Europa, parliamo dei Balcani, parliamo del Medio Oriente, dell'Asia, parliamo dell'Africa e parliamo del Centro e Sud America, Perù, Venezuela, adesso abbiamo una bambina in Venezuela, ci stanno chiedendo di far venire un bambino dal Messico, cioè il Messico sta al confine con gli Stati Uniti. E per curarsi viene chiesto di venire in Italia, insomma ci rendiamo conto di questi assurdi di questo mondo. L'associazione Kim si occupa di tutto, arrivato il segnale di aiuto valuta l'ospedale più idoneo, il contatto con il bambino Gesù è quotidiano, risolve la parte economica e burocratica, prende in carico due vite e poi ricoveri, interventi, terapie fino al viaggio di ritorno a casa. Accoglienza e tutela, come quando si culla un bimbo. Un servizio alla fratellanza perché il dolore e l'amore di un genitore sono i medesimi in tutto il mondo.